Live, buonasera pirati. Buonasera, buonasera. buonasera, oh, buonasera. buonasera. Per dire buongiorno? Mi ha corretto precedentemente lui <ride> questa cosa dei torinesi che dicono buongiorno anche se sono le 3 e le 4. Finché c'è il sole, oh. questa cosa particolare, e quindi allora eccoci qua. Buonasera eccoci qua. buonasera a tutti, anzitutto, siamo qui con un ospite che oserei dire oh. con una voce storica del doppiaggio in assoluto per chi non, la, non lo sapeva storica per l'età cioè, no, storica per l'età storica per la carriera che si è costruito insomma abbiamo anche sentito anche in molte occasioni diversamente soprattutto un paio di cartoni poi cioè, ci torneremo in, in seguito che hanno caratterizzato la nostra infanzia poi come ho detto, come ho detto <ride> ne parleremo per bene. E sì, ovviamente qui, Luca, abbiamo un pubblico abbastanza nostalgico, quindi sì, sì, quando, sì, quando sì. parleremo dei tuoi lavori, la parte sui cartoni animati ovviamente avrà una... Immagino, una immagino, 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 immagino. Ma io poi ne ho fatti tanti di cartoni. Ho fatto addirittura, per esempio, una sezione di, di Scooby-Doo. Vero, per esempio, vero. perché Scooby-Doo l'abbiamo fatto in tre... Scooby-Doo lo fece all'epoca un certo... Eh, servesso, eh, Willy Moser si chiamava, Ma sì. un attore adesso è morto, ma ci avrebbe quasi la novantina d'anni, credo. Poi l'ha fatto tantissimo Oreste Baldini. Oreste Baldini è proprio un pioniere di, di Shaggy, praticamente. Lui è, ha dato la voce a praticamente quasi tutto il suo materiale. E prima ancora di... Arrivare alla sezione dell'animazione. Io vorrei capire un attimino sì. chi è Luca Dal Fabbro? Abbiamo questo ospite che abbiamo sempre sentito, ma chi è Luca Dal Fabbro? Come è, è... No, vediamo, a chi lo chiediamo, a chi lo chiediamo? vogliamo la voce, voce allora? Chi è Luca Dalfabbro? Nel senso, eh, beh, chi io sono un attore nasco come attore, io nasco... cioè io sono un terza generazione. Addirittura, perché io ho mio nonno materno che era cantante lirico. Eh, il il papà di mio, cioè mio nonno paterno invece era attore dialettale veneto. Lavorava nella compagnia di Cesco Baseggio, che è stato un grande attore veneto. Dopodiché, mio padre e mia madre si sono conosciuti e si sono messi insieme e sono facendo tutti e due gli attori. Quindi gioco forza che io sono cresciuto eh, mangiando pane e teatro praticamente. E poi, soprattutto quando io ero, ero ragazzino, gli attori stavano molto insieme perché facevano un mestiere diverso da tutti gli altri. Perché appunto lavoravano il teatro soprattutto, lo lavori la sera. E dormi la mattina per dire, capito? Poi stai sempre in giro tutto l'anno per per nelle piazze anche perché all'epoca partivano a settembre e tornavano a maggio per dire, capito? Perché anche venire a fare il giorno il di un anno, tesori... quello un po' alla Goldoni, proprio con la compagnia che ti prende, ti porta in giro per il paese, ti cresce. Ma, beh, questo questa è una cosa più legata ai tempi di mio nonno. Nel senso Beh, certo. che loro all'epoca avevano addirittura, loro per esempio, non è che c'erano i costumi, di sci, i costumi, ognuno si doveva portare i costumi suoi, infatti tu dovevi avere come obbligo un frac, un vestito da cerimonia, eh, due o tre cappelli, capito? Cioè Per fare l'attore avevi bisogno di tutto un guardaroba, infatti gli attori avevano tutti un baule, giravano sempre col baule per dire, capito? Non, adesso noi giriamo con la, con la valigetta per dire, però. Noi, noi troviamo i costumi in, in teatro quando arriviamo e tutto quanto organizzato, insomma prima gli attori si facevano un gran bel culo, molto di più rispetto agli attori di adesso, insomma, per dire. E che quindi... sta... adesso mi sono perso, mi sono perso, vai. No, eh, perdonami, e quindi qui arriviamo al lato teatrale eh, che hai affrontato durante mh, i primi anni, l'infanzia. Qu quando è iniziato teatro, se posso chiedere No, io sono stato uno che finché ha potuto essere mantenuto dalla famiglia se l'è guardato bene dal lavorare. Ah, allora è... partiamo, dal, partiamo dal presupposto: io non avevo il sacro fuoco, okay. cioè. Io ho colleghi, amici che sono venuti dal paesino, sono arrivati a Roma sacrificandosi per fare una scuola, l'accademia, per fare gli attori. Io, avevo, io la, la sera in casa mia c'erano Nino Manfredi, Paolo Panelli, Vicevalori, Valori, Sergio Fantoni, Giancarlo Sbragia. Cioè io vedevo tutta sta gente, quindi non, non ci avevo... La passione, capito? Lo trovavo un mestiere come, come gli altri, come tutti quanti gli altri. Quindi, quando si è trattato di dover decidere che cosa fare, dico: beh, tutto sommato, studiare non mi va. A questo punto faccio l'attore. <ride> Hai capito per dire? Però, insomma, l'ho rimandato. Una volta mi portarono a dieci anni a fare un turno di doppiaggio, mio padre, mi ricordo, e non mi uscì la voce, proprio non riuscì. Luca, tocca a te, diceva cioè il direttore. Dalla, Luca, guarda, devi, devi dire la battuta. E, e gli ho detto: Io qua dentro non ci metto più piede. E invece, poi, insomma, intorno ai 22-23 anni, poi ho fatto l'Accademia, poi sono andato via dall'Accademia. Poi ho fatto, io diciamo che ho fatto il, il lavoro dell'attore prima era un po' tutto, cioè nel senso io fa, ho fatto molti sceneggiati televisivi, per esempio sì. teatro, poi ho fatto tante commedie radiofoniche, sceneggiati radiofonici, quella era una bello cosa bello bellissima bello. per esempio. Bello. A me la radio piaceva, ti faceva la radio a Torino, a Milano, a Napoli, a Firenze, tu non sai le commedie che abbiamo fatto a Firenze per esempio, capito? E quindi facevi un po' tutto, poi facevi il turno di doppiaggio. Poi, quando c'è stata l'esplosione all'inizio degli anni Ottanta con, con l'esplosione delle private e quindi con questa emissione di lavoro di doppiaggio spaventoso, molti attori che zoppicavano così si sono buttati direttamente sul doppiaggio perché sul doppiaggio si guadagnavano soldi e si stava a Roma. E, si avevano, e hai degli orari di lavoro che sono uguali a quelli di tutti gli altri, vai la mattina alle 9 fino alle 12, poi dall 1 alle 4 dalle 1.30 alle 4.30, dalle 4.30 alle 7.30, quindi fai la vita che fanno gli altri, c'hai il sabato e la domenica liberi. Noi quando, quando lavori in teatro spesso il sabato ti fai anche il doppio spettacolo, per esempio, Noi, capito? Quindi è un tipo di vita diverso. Io, per esempio, dopo un po', sinceramente, stare sempre in giro, sempre in giro, poi mangi, sempre eh, ristoranti, cose. alla fine il doppiaggio diciamo, ti dà una certa tranquillità e ti permette di fare una vita più normale, tra virgolette. Insomma. E poi soprattutto è un lavoro dove se a certi livelli si guadagna anche molto bene, fra Okay. e com'è yeah, cambiata no. la situazione da, da quando hai iniziato tu e <ride> un confronto fino ad, ad oggi più o meno il prima e il dopo un... se posso chiederti siamo due, due mondi, due mondi ah, io, posso, scusami Ricky ma ho una curiosità sulla risposta che ti ha dato poco fa Luca prima che passa questo argomento certo. ma eh, tu Luca ci hai citato appunto una normalità no? nel quello che era il lavoro dello spettacolo che da te era percepito appunto come un semplicemente come un lavoro, nel senso che certo. per il tipo di ospiti che ti giravano in casa, uh, per te lo, quello che appunto era il mondo dello spettacolo, era un lavoro come un altro, diciamo. E, e Tu ci hai citato appunto Nino Manfredi a cena, cose così. C'hai una cena particolare che ricordi con personaggi che, che dici proprio, cavolo! Che, che, che bello! Beh, una scena meravigliosa che mi ricordo fu quando mi chiamò. Io ho lavorato molto con Vittorio Gasman. E ah. ero, cioè, Vittorio... Perché ho lavorato molto con Vittorio Gasman? Perché Vittorio Gasman era amico di mio padre. Capito? Quindi, una cosa così, lui mi ha preso un po' sotto la sua ala, fece affabulazione la prima versione, perché Alessandro era ancora troppo piccolo per farla. Scritto Quindi, da capito, Pasolini, fece... giusto? Esattamente, da Pierpaolo Pasolini. Spettacolo stupendo, abbiamo già tutta Italia con un successo spaventoso. E Gasman un giorno mi telefonò. E mi disse, Luca: Senti, guarda, c'è a Roma, eh, cos'è quell'attore spagnolo bravissimo che ha fatto anche il, il Viaggio violento della legge? Insomma, una, un, uno degli attori di BioNuel, un attore straordinario. È capito? E mi portò a cena con questo qua. Io stavo in questo ristorante c'era tutta la gente che stava lì, che guardava del cosa. Per questo è un attore proprio. Poi era molto. Non avete mai visto un fichi che il braccio violento della legge? Voi con ginaccio eh, sto ma... guardando. Ma chi lo bianco? No, no, no nome spagnolo. Spagnolo allora sì, aspetta. Ehm... Te... Eh, spedito, spedito. Famosissimo, madonna mia, io sono io Fernando Rei, sono... bravo esattamente Fernando Fernando per dirti capito? Cioè, ho avuto queste occasioni qua. Una sera i miei ci avevano insieme a questo gruppo di amici la maniera di fare i giochini. E io stavo da solo in camera a vedermi la televisione. Credo ci ha avuto 10-11 anni e si presenta Nino Manfredi, mi fa: Ti dispiace se sto un po' qui con te, perché io mi rompo a fare i giochi, posso stare un po' qui è stato carino, cioè, per me era Nino Manfredi che lo vedevo eh, in televisione sì. per quanto sia, capito? Cioè, non era uno qualsiasi e quindi che è stato lì una mezz'oretta ma sai c'ho anch'io un figlio che si chiama Luca è molto è più piccolo di te, è nato adesso c'è cioè, una persona, devo dire carinissima, fra, umanamente splendida molto ma che meraviglia, devo dire è un ricordo dolcissimo questo, sì. ti ringrazio allora, allora ti dirò anche quello che è il, il mio ricordo per eccellenza è quando qui presi in braccio da Henry Fonda perché lì addirittura, <ride> perché Henry Fonda in seconda e terza nozze, non lo so, sposò un'italiana che era molto amica di mia madre. Quindi, quando venne a, venne a Roma, lui non so per quale motivo, diciamo 9-10 anni, sempre quelle da lì. Venne a Roma, venne a cena a casa nostra. Io già stavo a letto dormendo, però lui mi volle conoscere. E io mi ricordo Stomone perché era alto, che, che mi sollevava così e mi, e mi guardava e mi sorrideva. Per dire. Poi sai, io lo vedevo a farti film western che faceva eh, certo, tutte queste certo. cose. Qua, eh, che immagine fantastica. Per dirti... che insomma, mi hai detto ma... che avevi Luca, scusa. 9, 9, 10 fai conto. Mi no? diceva ah, eh. questo aveva che ti sollevava su. Cioè io sono rimasto così perché stavo dormendo, <ride> però lui si, si vede che amava molti bambini, credo, che amasse molti i bambini. Era una persona molto tenera, molto dolce. Che immagine dolcissima, infatti. Che bello, ti ringrazio per questi ricordi che hai condiviso e... con noi. Grazie. E... Ma ci mancherebbe, figurati di che stavamo parlando? Che avevo ah, stavo chiesto, parlando di che... ehm, come è, com è cambiata la situazione da ah, nel, il prima e il dopo. Nel, allora, il discorso doppiaggi. è questo: tu considera che prima cosa, c'è cioè, al doppiaggio c'erano grandi professionisti che scrivevano i dialoghi. Del. Grandi direttori di doppiaggio, registi, scrittori, sceneggiatori, grandi ottimi attori, perché tutti quelli che facevano il doppiaggio erano poi gli attori che poi tu vedevi a teatro, vedevi al cinema. Lo stesso Manfredi ha doppiato tantissimo, Paolo Ferrari, un altro che ha doppiato tantissimo, che ti posso dire tantissimi attori, insomma, hanno doppiato tanto. Quindi c'era un'attenzione diversa, maggiore. Eh, diciamo che il prodotto si curava molto e soprattutto il, il, i cosiddetti clienti, cioè quelli che rappresentavano le major, le varie Warner, le varie Columbia e queste cose qua, avevano molto rispetto e, e figure di pensa che addirittura bussavano per entrare, posso assistere, posso stare un po' a guardare il doppiaggio. Io per esempio che ho fatto tanti film con due dei grossi registi dell'epoca che erano Mario Maldesi e Fede Arnaud, noi a volte facevamo buona la venticinquesima. Adesso, tanti ragazzi giovani che sono abituati a, a, a questi ritmi forsennati, già se gliela fai fare due o tre volte ti guardano male. Per dirti, capito, perché, perché non l'ho detta bene? Cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa perché ormai sono abituati. Siccome adesso purtroppo il discorso adesso in direzione ci puoi trovare, a volte ti capita di trovarci le ragazze dell'ufficio. Perché non sapevano chi mandare, eh, poi ti tro puoi trovare un attore che ha che è appena iniziato, però si è saputo muovere bene e quindi è riuscito ad farsi dare un una direzione. C'era Paolo Buglioni che diceva un dialogo e una direzione non si nega a nessuno, quindi questo, il videoppiaggio ormai è diventato un po' un eh, sbrighiamo se andamosene. Capito? Capisco, facciamo in fretta e andiamo via, quindi... questo è un po' il discorso. Non c'è più la cura? Sì, io ti sto parlando in generale, eh. poi, soprattutto, alcuni film vengono, per esempio, direttori come Carlo Cosolo, come Alessandro Rossi, come Marco Mete. Sono tutte persone che curano molto il doppiaggio, però, quando fanno giustamente i film, quindi... o anche lo stesso Francesco Vairano, che oramai Francesco non lavora quasi più, per dire, però, ecco, loro allora sì, allora a quei livelli è ancora un doppiaggio di un certo livello. Però, soprattutto, su, noi facciamo per esempio questa cosa oscena che sono i, 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 i reality. Capito? Cioè, tutte queste cose, okay. su tutte le varie cose, la cucina. Io ho fatto ultimamente una cosa di, dei gemelli che ammazzavano, cioè, in America, sai. Questi gemelli che poi ce n'è sempre uno che è più cattivo, quello cioè buono, che poi esasperato ammazza quello che gli faceva le angherie. Insomma, facciamo ah, tanta di questa robaccia qua. ma gli intendi le ricostruzioni dei, dei delitti per caso? Sì, sì, ah, sì, ah, sì okay, anche, okay. anche, anche. La volta facevo una cosa che mi ha extreme makeover di quelli che si andavano a far rifare il culo, le tette, <ride> le sopracciglia per dire, capito? Però è lavoro, poi alla fine è lavoro. Cioè, a, voi, a voi, a A voi, questo proposito, Luca, eh, tu che ci chiedevi no, in quanto sceneggiatori, eh, noi eh, sceneggiatori in erba che speriamo appunto di lavorare in questo settore, eh, lamentiamo che per esempio non esiste più tutto un intero settore che era tutto quello del fumetto un po' erotico, che un po' strizzava l'occhio appunto all'erotismo e al fumetto zozzo. Perché è lavoro, è tutta una serie di lavoro che non esiste più. Questo è l'esempio, forse più basso, prima ne citavi uno che invece è altissimo e sulla quale io ho una piccola curiosità da chiederti perché io sono un grande appassionato degli sceneggiati radiofonici, mi piacciono proprio come forma di intrattenimento di media e, in particolare, essendo qui un po' da fumettare appassionati di Dylan Dog, io appunto li ho conosciuti perché quando Radio 2. Cioè aveva la sua rubrica di sceneggiati radiofonici. Aveva commissionato un, un, una serie di sceneggiati su storie basate su Dylan Dog. Quindi, se posso permettermi, visto che anche tu hai citato questi lavori nel tuo curriculum, se hai qualche sceneggiato che, o qualche ricordo legato a produzioni di questo tipo che ti è rimasto appunto come lavoro particolarmente impresso oppure. A Che vorresti fare particolarmente? Se c'è un'opera che, che proprio ci terresti ad adattare, per dire la tua, insomma. Ma guarda, allora il discorso è questo: io sono tanti anni che non ne faccio, non ne faccio perché diciamo questo è un lavoro che c'è stato fino ad ormai sono una ventina d'anni che eh, sceneggiati radiofonici, che commedie se ne fanno molto poco, o perlomeno a me non è mai capitato di farlo mentre prima ne facevo tanti. Ma sai, un aneddoto particolare, no, sinceramente, mo così non mi viene perché. Era una cosa molto bella perché, soprattutto, si andava a Napoli. Queste cose si facevano a Napoli, quindi la cosa bella è che noi registravamo due puntate dalle 9 alle 2 e poi andavamo al mare perché praticamente la giornata era finita. Noi abbiamo fatto poi registrando due puntate, ti davano anche doppio cachet, Quindi insomma. Poi la radio ti paga l'albergo, ti paga il pranzo, ti paga tutto quanto, cioè c'è un rimborso spese e tutto quanto, insomma. Quindi sono proprio piacevoli, anche perché spesso si creano delle compagnie di, di persone simpatiche, quindi poi la sera si va a cena insieme, si fa Beh, casino, sì. si sembriaga, perché quello che fanno spesso gli attori è quello, per dire, capito? Anche se io ormai lo faccio meno per una questione di età. Però ecco, non, mi, non ho un... Un evento, che, un, episodio, un casino che ho fatto una volta, l'ho fatto, però era uno sceneggiato televisivo che si chiamava 40 giorni di libertà, e siccome io sono, e si svolgeva nella Valdossola, quindi c'erano divise dei soldati, tutte queste, divise dei tedeschi, divise eh, de, dei partigiani, tutte queste cose qua. Siccome io mi piaceva dare, dare una mano e avevo una mezza tresca con la costumista, a un certo punto. Per dare una mano, perché bisognava attaccare le gibberne, le cose, sai, tutte queste cose per fare tutte queste cose qua, ho preso una, una bomboletta spray di vernice e ho cominciato a martellare. Dopo tre secondi ho, ho inondato di bianco tutte le divise dei soldati. C'è una cosa terribile, una cosa... Esatto, non, ma nessuno che mi ha detto, guarda che quell'affare là si rompe se la usi come un martello hanno dovuto cambiare il piano di lavorazione quel giorno, ho fatto un casino spaventoso. Però il mio era un intento positivo, diciamo, volevo aiutare. Volevi aiutare, alziamo le mani. Volevo aiutare, io volevo aiutare, però, insomma, forse era meglio che non lo facessi, ecco, per dire mi è rimasto molto impresso questo episodio della, della mia vita. Insomma e dunque va bene che qu altro volete dirmi e, ritornando un prego. po' all'esperienza no volevo fare una domanda Tiziano scusami eh, oppure no no prego. no, ah. sto, sto solo che prego Ricky e tra l'altro salutiamo in chat ci sono i ragazzi di meta c'è Curey Giorgio Cristina che ci salutano e ciao, prego ragazzi. quindi andiamo avanti ciao ragazzi e no io volevo ritornare un attimino ehm, per quanto concerne il discorso dell'esperienza radiofonica e, mi interessava soprattutto come hai approcciato questo, questo nuovo mondo, pur ehm, avendo ancora quel trauma del, a dieci anni dell'esperienza di doppiaggio con, <ride> con l'appunto con tuo padre. E come hai affrontato questa esperienza e perché ti sei cimentato nell'esperienza per l'appunto nel mondo radiofonico. Allora, diciamo che noi attori veniamo chiamati. Quindi siccome cioè, io, non, io, io sono, un, sono un attore pigro, nel senso gli attori dovrebbero essere mh, quelli che si fanno, come si dice, agenti di se stessi, dovrebbero essere. Che si, 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 cioè si fanno vivi, telefonano, chiamano, cercano, cercano di sapere se parte qualche lavoro nuovo, insomma sono dei promoter di se stessi, io, io non, non lo sono minimamente, quindi ho sempre aspettato che mi chiamassero e per mia fortuna mi hanno sempre chiamato, cioè ormai lavoro da 47 anni, quindi mi hanno sempre chiamato per dire… Quindi diciamo è questo, cioè tu… Eh, poi, poi capita: conosci un regista eh, oppure ti ha sentito in una cosa oppure ecco, per esempio, una volta un, un lavoro l'ho fatto perché c'era Mario Maranzana che era venuto a vedermi a teatro mi ha visto e, e mi ha chiamato do, dieci giorni dopo mi ha chiamato per fare una cosa per dire perché mi aveva visto si vede gli era andato bene gli poteva piacere e lo stesso dicasi per per, per le commedie non so t'hanno sentito in una cosa t'hanno visto in un'altra cosa e ti chiamano per fare quella cosa là insomma e poi a volte perché sei amico del regista che ti conosce col quale hai un buon rapporto si fida di te insomma gli piace il tuo modo di recitare sono, possono essere essere tanti le motivazioni, insomma, però diciamo che prima c'era tanto lavoro. Tu pensa che quando io ero ragazzo, noi ogni, ogni primavera, perché i provini per, il, per le stagioni invernali in teatro si fanno a primavera, no? Facevamo 10, 15, 20 provini, poi capace che non succedeva niente, però avevi la possibilità di farti vedere, di, capito? Cosa che adesso è molto, 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 molto più difficile. E anche le paghe, anche quando tu prendevi il minimo sindacale. Ti mantenevi onestamente, mangiavi, dormivi e mettevi pure due lire da parte per dire, capito? Era, era, diverso, era diverso. Il teatro era molto sovvenzionato, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è stato strasovvenzionato. E poi è arrivato, sono arrivati, è arrivato Berlusconi, e siccome il teatro è sempre stato più dalla parte della sinistra che della destra, ha cominciato a dare soldi alle saghe e togliendoli al teatro. E quindi il teatro ha perso un po' di brillantezza, diciamo, ecco. Ed è per questo che ti sei avvicinato molto di più a quello che era il mondo del doppiaggio, okay, esatto. Doppiaggio. No, la radio, ah, okay, diciamo, no, no, dimmi, la, radio, no. la, la radio è saltuaria, cioè mh, tu puoi fare una commedia, stai un mese, due mesi ah, a Napoli, cioè. poi per tre, quattro mesi non fai nulla, per dire, hai capito? Mentre il doppiaggio è un lavoro continuativo. Allora tu dal doppiaggio dici, guardate, io adesso però vado due settimane a Napoli che faccio una commedia a Napoli, certo. per dire, capito? Il doppiaggio è quello che ti dà la routine, che ti permette di lavorare sempre, poi sei tu che scegli, perché la cosa bella del doppiaggio è che ti puoi dire no, grazie, certo, certo. Dire, capito? Questo e... è il grosso vantaggio. E quindi diciamo che un po' dal, dal teatro, dopo tutta questa situazione che ci hai spiegato per bene, sei approdato al doppiaggio? Sei ritornato sì. nel mondo che hai rinnegato a dieci anni. Che ho rinnegato a dieci anni, esatto. <ride> Se sì. si può dire così. Com'è stato questo secondo approccio nei confronti di, que di questo mondo per l'appunto? Come ti sei trovato? Come l'hai affrontato agli inizi? Mi sono... Ti spiego, io sono, io sono come tutti spesso gli attori timidissimo. E io ho avuto la fortuna di iniziare facendo tanti brusii e, quindi, e soprattutto io facevo i brusì dei, dei film di kung fu quindi facevo ruac, ruac, ruac. allora che cosa succede nei film di kung fu i signori amendola Locchi e tutta questa gente qua che facevano i personaggi non facevano i versi ce li facevano fare a noi ragazzi quindi e poi non so nei film di cowboy dovevamo tutti ah, è disgraziato, mamma ah! tutte queste cose qua che in un certo senso sgrezzano capito? Ti fanno perdere quella patina di paura. E, e quindi, piano piano, da lì, con la gavetta, sono andato avanti. Poi ti chiamano a fare... Poi c'avevo anche il vantaggio che, come io stavo un turno di Brusio, tante volte... Come ti chiami eh, Luca Dalfabro? Ma sei figlio di Nino? Ah, ma sei figlio di Vanna? Ah, ma allora aspetta, ti voglio fare un provino. Io ho pure questo vantaggio qua, hai capito? Infatti... Certo. E... Io non, è, non credo a quelli che ti dicono che non è, che non è un vantaggio essere figli d'arte, cioè, è un vantaggio per forza di cose. No, certo. non certo. ci piove, non ci piove proprio assolutamente. Apprezziamo l'onestà intellettuale, <ride> che è una cosa rara in questo paese, grazie Luca. E intanto in chat ti chiedono, così lo leggiamo adesso, Corei Giorgio ti chiede, prima che vada con calma e se non chiedo troppo. Eh, ti chiedo di salutare eh, Giuseppe Provenzano ed Arianna Nomi che stanno in fissa con Steve Buscemi Chi non... Giovanni Pro Provenzano e Arianna Nomi ma li saluto volentierissimo figure che ci mancherebbe altro ciao ragazzi Okay. Faccio anche un po' l'americana perché Steve Buscemi ogni tanto ce l'ha queste cose così. Che poi è una persona simpaticissima perché io, lui ha voluto conoscermi per in un film diretto. Lui, ogni tanto, fa dei film che dirige. Lui no? ha fatto questo film con Sienna Miller e mi ha voluto conoscere e mi ha detto: cioè, Ecco, scusate, vedete lui, in Italia lui è, è il 50%, io se. se se vado bene in Italia il merito è più suo che mio, quindi è stato molto, molto. Beh, ma che bene. cosa magnifica bene. da sentirsi dire da Assolutamente. Partire. Ma poi mi ha voluto proprio. Ma che io stavo a casa tranquillo: Luca, devi andare subito a Quattro Fontane. Buscemi ti vuole conoscere assolutamente. Lì dovevo prendere un taxi perché con la macchina forse torna ai Quattro Fontane. Vabbè, voi non conoscete Roma forse, però il centro, uh -huh. Quattro Fontane in mezzo al casino, Piazza Barberini, proprio l'inferno quindi ho preso un taxi e sono andato per dire capito e poi lui è ah, stata lì che mi aspettava molto carinamente questo è proprio particolare anche perché invece non, spesso non sempre un attore magari è felice del fatto che la propria prova recitativa venga adattata no? da una voce altrui che può travisarne completamente Beh. anche il tono ah, c'era una cosa del genere deve immagino essere assolutamente, un grande. Fa, assolutamente fa piacerissimo. però, per esempio, c'è il famoso caso di Woody Allen. Woody Allen diceva Oreste Lionello è molto sì, più bravo di sì, sì, sì. l'ha reso <ride> un migliore dire, attore capico? di quanto lui non sia mai stato. <ride> sì, 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 me la ricordo. Ah, beh, non diciamo così. che anche le stesse prove recitative di Stallone senza il doppiaggio di Oreste Lionello non avrebbero yeah, sforzato. No. Ah, Stallone non ha mai doppiato l'Ionello, no? Stallone, no, 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 Stallone. o amendola o proietti, perché Intendevo voi... amendola, cioè, Entendola, senza cui lo stesso e prove recitative di Stallone forse avrebbero perso parte anche della credibilità no? che forse riuscivano a mantenere. Potrebbe essere, potrebbe essere. Ma in, ci sono pochi i casi, eh? però ci sono alcuni casi in cui il doppiaggio era migliore della presa diretta. Pochi. Beh, si crea un'alchimia, no? che poi, può, migliore o peggiore, non è, non, non è importante, però a volte si creano delle alchimie che poi si sposano particolarmente col mercato dei riferimenti, certo. come questi che abbiamo citato. Però considera che la cosa importante è proprio quello, cioè il doppiaggio, poi voi siete sceneggiatori, parte dai dialoghi. Se certo. i dialoghi sono scritti bene, prima cosa, è più facile, sono certo. più facili da recitare. Perché quando noi ci troviamo spesso questo finto, questo, questo arruspamento dell'inglese, io per esempio quando, quando trovo su un copione hai lavato le tue mani, a me mi viene una cosa, hai lavato i tuoi denti, no, ti sei lavato i denti, si dice in italiano, non hai lavato i tuoi denti, perché non... però col sink va tutto più a posto, perché è la traduzione letterale di The Wash Your Teeth, capito? Quindi okay. è quella la cosa, però ti devi adattare, vuol dire proprio sforzarsi per cercare di rendere un prodotto. Certo. Con il significato originale, ma nella lingua italiana. Però adatto al pubblico di riferimento, certo. Io una volta ho trovato pio piovono cani e gatti, capisci? E questo, <ride> siccome eh, rain, dog and, Cats and Dogs, eh, loro dicono, noi diciamo piove a catinelle, per dirti, capito? Certo, per esempio, certo. noi non diciamo ogni singolo giorno, noi diciamo ogni santo giorno. Io nei copioni trovo ogni singolo perché loro dicono every single day, hai eh, capito? ma noi certo. non diciamo ogni singolo giorno eh, ma è un po' questo il significato come dici tu no? della differenza tra tradurre ed adattare per un pubblico appunto di riferimento e la cultura che deve anche assorbire quel dialogo di cui hai parlato certo, però certo. siccome oramai spesso sono affidati a gente un po' così i dialoghi, vabbè lasciamo perdere dentro la mia polemica, <ride> non voglio fare polemica <ride> vabbè d'accordo, però ricordiamo se i dialoghi sono funzionali, e naturali funziona anche per, per per il doppiatore che l'interpreta esattamente e mi viene da pensare più che altro mh, a uno dei baluardi per, o per meglio dire per quello che è stata la mia infanzia a Tonino Accolla con il suo lavoro ehm, che ha fatto con, per con i dialoghi dei Simpson. No, lì siamo di, veramente forse una delle più grosse operazioni mai fatte. secondo me. Quella è stata veramente un... un Tonino lì devo dire ha fatto un'operazione... Io penso che io, siccome mio figlio era stra appassionato dei Simpson, quindi li conosco a memoria anch'io. E... Io l'altro giorno sono andato perché io poi faccio un deficiente un personaggio che arriva ogni tanto. Si chiama Gil Gil, una cosa di questo genere. Okay. E sì. sono andato l'altro giorno a doppiare. C'era Monica Ward, che è quella che doppia sì, la sì, ragazzina. E sì, sì, sì. ho fatto dico, dico, Monica, Ma lo sai? Cioè, il doppiaggio italiano è meglio di quello in inglese. Dico, no, Tonino è bravissimo qua e anche Massimo Lopez, devo dire, lo fa molto bene adesso ma lei e soprattutto quando c'era Ilaria Stagni che faceva sì, Bart parla. era una cosa e, e la cosa, quell'attrice che mo non mi viene il nome che faceva la, la moglie insomma che faceva Marge eh, Liu, che Bosisio, poi, mi Limo, mi Liu Bosisio mi pare bravissimo Liu Bosisio che poi è, è stato eh, sostituita degnissimamente dalla eh, mo non mi viene... da Sonia Scotti io per i nomi sono un casino gente che, che conosco da 30 40 anni eh, per dire <ride> E il doppiaggio italiano e i dialoghi, soprattutto le invenzioni eh, Baccarospo. Eh, ciucciati il calzino ci sono un sacco di invenzioni poi anche far parlare in dialetti usare i dialetti per esempio sì, quello è stato un colpo di genio che oggi anche forse avrebbe invece accuse no, di quello che viene definito politically correct tutto non, te lo farebbero fare, non te lo farebbero fare invece probabilmente se un prodotto di quel tipo è riuscito a, ad essere subito ad, avere, ad atticchire anche nel terreno italiano Forse, grazie anche a una caratterizzazione così specifica, grazie ai dialetti. A questo proposito, ci dicono Luca in chat a proposito del discorso che ci facevi. La traduzione dovrebbe essere anche mediazione e non trasposizione letterale, semplicemente da una lingua all'altra. Ci dice Esattamente. Solo volte. ha detto una cosa giustissima, giustissima, solo che. È sempre il suo discorso che per risparmiare danni di capito? cioè, quello che il grosso dialoghista non accetta di andare sotto banco, sotto costo, hai capito? Dici: No, io voglio essere pagato questo. E quindi, però, un altro ragazzetto giovane che si vuole far conoscere, che vuole, è, e allora è da lì si crea tutto un, un calo del mercato, hai capito? E quello è il Ma il Questo, purtroppo, costo. Luca lo abbiamo raccontato da poco anche nel mestiere, purtroppo, penso sia un. Una, ah, sì, generale, una A tutto quello che è un po' l'ambito creativo, alla produzione creativa, noi ne abbiamo raccontato settimana scorsa nell'ambito del fumetto purtroppo, tutte quelle che sono le sottocategorie che vanno dal lettering al colore eccetera, sono tutti mestieri che come puoi immaginare subiscono lo stesso destino insomma, perché trovi sempre qualcuno che... Esatto. Ti... A farlo a, meno. a un prezzo minore piuttosto so. che rivendicare una collaborazione nota tra virgolette se poi la qualità è quello che so. è è chiaro poi lo so, hai ragione. purtroppo è così eh, viviamo in questo eh momento. E vabbè, e eh vabbè, eh vabbè, vabbè, vabbè e no, ti ho chiesto allora. anche questa cosa dei Simpson, perché abbiamo avuto come ospite anche Fabrizio Mazzotta che ci ha parlato sempre. Eh, no, crassi, 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 come no, Craschi Craschi, Craschi come sì, sì sì. Eh, e te l'ho voluto anche chiedere per questo. Noi cerchiamo sempre di ricollegare tutti gli ospiti, tutti gli argomenti, un attimino per dargli un, um, un senso sferico a tutta la rubrica, che è la voce del mare. Lo voglio ricordare, non l'ho specificato prima ma e... io mare, vai <ride> e ritornando un po' al, ai tuoi inizi eh, yeah. eh, certo ehm, da i turni di Brusio che vi facevano fare Locchi e Amendola eh, poi ehm, sei passato ai ruoli un po' più importanti, ecco <ride> Eh, piano piano sì, piano piano cominci a fare la particina un po' più grossa eh, poi qualcuno si, si dice ah, però eh. poi ti cominciano a chiamare per fare poi devi consegnare una cosa io ho anche il, van il grosso vantaggio che quando l'ho iniziato io anche il doppiaggio non eravamo tanti neanche al doppiaggio certo. hai capito è anche quello eravamo io Tiberi Capone Chevalier 5, 6, 7 più o meno, insomma, di giovani, di quelle Massimo Giuliani, di quelle talli, insomma, capito? Quindi era già più facile. Poi c'erano, molti stavano, loro stavano soprattutto con la CDC, che era la cooperativa grossa, io ero invece più libero, quindi lavoriamo un po' con tutti. E allora spesso i film che riuscivano a andare, perché gli attori delle cooperative non potevano lavorare fuori dalla cooperativa all'epoca, capito? Quindi se il film era fuori cooperativa dovevano usare attori che non erano in cooperativa e quindi lì avevi la possibilità di fare un provino, poi i provini spesso li mandavano in America e lì facevano il famoso match voice loro lo fanno, cioè quella okay. quella che, che aderisce di per più le come d'onda, intendi. Sì. Esattamente. Esattamente. E io devo dire che questo forse un, un po' per un fatto d'orecchio, devo dire io sempre io ascolto moltissimo l'originale è quello sì. che dico a tutti i ragazzi, invece adesso L'originale, alcuni attori passano l'anello e ci provano subito sopra. Io ho bisogno di sentire l'originale perché io devo sapere quello come dice la cosa, hai certo. capito? Allora quello ti aiuta molto perché se tu cerchi di andare anche come suoni vicini all'attore, io per esempio, Buscemi è così, l'ho preso un po' proprio come i suoni per le sue alzate, le sue abbassate, queste cose qua, hai capito? E quello aiuta moltissimo c'è da considerare anche che ehm, se non sbaglio, riparlando delle forme d'onda tu e Buscemi eh, vi incollate bene l'un l'altro se... se... abbiamo una voce che, si è, che è molto simile, sì assolutamente, sì certo, certo. quello Capisco. aiuta anche Capisco. quello assolutamente, certo e... devo dire, da attento spettatore della voce del mare, che ho la fortuna insomma Riccardo mi, mi invita pur non avendo io studiato come lui sono molto appassionato anch'io di cinema e televisione Devo dire questa questo è un tratto comune che avete riportato tutti voi ospiti, cioè il fatto che comunque nel raccontare quello che era il mondo del vostro lavoro anche fino a 20-25 anni fa rispetto ad oggi è quasi come se fosse completamente diverso perché ha subito un processo, come ci raccontavi anche tu adesso, non so se di attenzione mediatica o comunque anche di spettacolarizzazione per cui, prima nei vostri ricordi, nei vostri racconti, viene sempre descritto come un mondo serio, professionale, ma molto chiuso, se non a famiglie, comunque ad amicizie, e poi, invece, a quanto pare, c'è stato un processo. Evolutivo anche abbastanza repentino, più o meno quando è che tu hai visto questo cambio di passo? Allora, guarda, un primo cambio di passo c'è stato all'inizio degli anni Ottanta, ho detto quando c'è stato questo questa, questa carico di volume spaventoso di materiale Mirati. da doppiare. Quindi, quello Mirati. è stato un primo cambio di passo, cioè, diciamo, un, un pochettino di inclinazione. E poi dagli anni 2000, dagli anni 2000 dall'avvento di Netflix queste piattaforme qui che hanno portato loro hanno abbassato tantissimo, hanno abbassato perché non sono interessati spesso alla qualità, ma preferiscono la quantità, hai capito? E quindi tanto al pezzo, insomma, quindi questa è la cosa e quindi è scesa sicuramente un po' e poi il fatto che spesso ecco, sono Subentrati tante figure di, di attori che, che in realtà non sono attori, ma sono solo delle belle voci, delle gran belle voci. Insomma. Ecco e questo e scusami se ti, poi Ricchi, scusami, ma no, sono no, proprio no. curioso di e secondo te, Luca, questa è una derivazione anche di un modello di, di lavoro che è statunitense, anglofono. Noi l'abbiamo visto. Io penso nel mondo dell'animazione, dove rispetto a voci, appunto, eh, magari adatte o di qualità a un certo punto similmente a quanto succedeva con le versioni inglesi dei film animati si chiamava il VIP anche negli stessi Simpson l'abbiamo visto c'è stato l'ingresso no, di personaggi del mondo dello spettacolo piuttosto che dello sport e questo piano piano è arrivato addirittura io questa lo, lo citavo anche con Fabrizio Mazzotta l'ho citato io mi ritrovai sconvolto quando andai a vedere la proiezione di Mi pare l'era glaciale 2, un film d'animazione di inizio Conosco, 2000, conosco, bellissimo. In cui uno dei personaggi principali era doppiato da un cantante pop inglese che però lo doppiava in italiano, pur non avendo lui nessuna comprensione della lingua italiana e credo nemmeno del doppiaggio in genere come forma d'arte. E questo secondo me è profondamente sbagliato, perché si passa da una cosa che può essere un gioco, uno scherzo, una citazione, ad un prodotto per bambini, quindi anche con un intento pedagogico in cui la lingua e il lessico assumono un significato più alto, a portare dei messaggi sbagliati, perché comunque quel personaggio... Parlava male, non si capiva, era sporco. Ecco, quanto di questo secondo te è colpa, magari appunto, di quello che è un modello più statunitense rispetto a quello che è la scuola di doppiaggio italiana, quello che era un lavoro prettamente industriale più nostro? Guarda, questo è semplicemente che ai, ai, ai responsabili del, delle edizioni, delle, delle case cinematografiche, gli piace poter dire, ah, sono stato a pranzo con Totti, sono stato a pranzo con eh, con, eh, che ne so, con eh, tanti cantanti, oppure con per dirti, capito? Ma ah, allora, è, sicuramente... è una questione commerciale, ci dice proprio... Io adesso facevo la parte così pettegolezzo. <ride> è una questione commerciale, cioè se, se nel film originale il doppio... Il personaggio viene doppiato da un cantante, da un attore, da una persona famosa. Vogliono che anche in italiano accada la stessa cosa, hai capito? Che ci sia un talent a, a fare quel personaggio, a doppiare quel personaggio. Poi da lì a, alla scelta, se pre, per esempio, io so, per esempio, per Carr che io fecero anche, credo uno che un corridore, cioè credo che doppiò, addirittura un corridore, se non sbaglio, per dire no? Quindi quella è un po' una scelta delle, delle, case, delle case, prima non c'era questa cosa, questa è una cosa nata negli ultimi anche, no, 30, anche 30 anni, negli ultimi 30 anni, questo dei, dei talent che doppiano i personaggi. Però ecco appunto c'è cioè un conto, io ne capisco la citazione, no? il cameo vocale che può avere un senso commerciale, pubblicitario, secondo me diventa problematico quando poi va a pesare anche su personaggi che invece hanno magari un'importanza narrativa. Più influente ecco lì secondo me va a minare un po' quello che è il lavoro adattamento totale eh, beh, sì lì però dipende eh, sì, per carità non so beh, lì dipende dal direttore di doppiaggio si vede che non è stato bravo a cercare di, di farli arrivare io adesso io ho lavorato insomma de... Mi è capitato di lavorare anche a me con dei talenti in alcuni film eh, a volte si facevano 30-40 incisioni finché non veniva bene ma anche nel suo interesse che venga bene perché poi eh, la faccia anzi la voce ce la mette lui per dire capito quindi a volte sono gli stessi talenti che ti chiedono no, no, no fammela no la voglio fare bene perché io ti, guarda te la faccio risentire lo senti che è sporca non si capisce bene questa parola ti dispiace se la rifacciamo è eh, quello di dipende un po' da questo, sicuramente. Quindi insomma. in generale c'era una, um, una, sì, una visione artigianale rispetto a oggi che è più industriale, se possiamo riassumerla così. Esattamente, esattamente, decisamente. Hai, hai colto proprio nel segno. Sì, è un po più... Prima era un bel era un sano artigianato con dei buoni artigiani che stavano lì, che prestavano la propria attenzione alle cose adesso e poi adesso appunto dico il, il problema è questo boom questo successo che è una cosa spaventosa cioè quando dici che fai il doppiaggio quando ti riconoscono sembra che sei una specie di dio capito adesso per carità, io cioè con tutto il bene ma Dico, sì, dico ragazzi sì facciamo è un, è un servizio è un servizio fatto bene probabilmente noi italiani siamo un po ai massimi livelli tutto quello che ti pare però insomma io di base resto attore cioè io per esempio non ho mai eh, messo su facebook ho doppiato questo film ho fatto la voce di questa cosa qui per dire capito perché lo trovo un lavoro, un bel lavoro, divertente, perché soprattutto per esempio quando fai qualche film, ad esempio i cartoni animati, a volte ti diverti come un matto a farli, per esempio. Podio, ma io, ecco, Schmirz, io mi diverto con l'altro a fare. C'è un animato che ti ha divertito particolarmente? Perché io ho un paio di, di, di chicche su quello poi me sì, le sto tenendo. Sì, ma, sì. ma io ce ne ho, du ho due. Uno è... L'Uffersmirtz è stata la cosa che a me ha divertito di più. Sì. <ride> invece purtroppo ho sofferto tanto ma, e lo, e, lo faccio, abbiamo fatto il film l'anno scorso, due anni fa ho sofferto tanto a fare Pimpi ah. devo dire ecco eh. Uno <ride> dei due che, su cui volevo chiederti era proprio lui invece. <ride> pim, pim, butti, butti, pimpi mi affatica tanto, Pimpi mi affatica tanto. Perché, Ma perché non c'è poco da divertirsi. Come mai ti ha fatto? Sì, c'è poco da divertirsi. Ciao, ciao, ciao. che fai tutte queste cose, perché ha paura e fa tutto così. Invece quell'altro eh, è questo Dio oh, mio Ani Todo, quell'altro <ride> è tutta una cosa. Sì. Ti diverto cioè, perché Pimpi di... a quanto pare, insieme a tutta quella che è ehm, la lista di personaggi di, 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 del mondo di Winnie the Pooh, a quanto pare se, eh, se sviscerati in maniera psicologica rappresentano eh, delle malattie mentali, mi pare e Pimpi rappresenta Trappesse. per l'appunto l'ansia sì, sì. la quanto pare, i vari comprimari di pezza di Christopher Robin dovevano incarnare delle paure emotive, psicologiche e Pimpi era appunto la timidezza eccessiva l'ansia, allora, l'ansia comunque e <ride> Beh, a questo Tutti punto, è è. punto confesso, Luca l'altro personaggio a cartoni animato io sono un po' vecchia scuola come avrai capito eh, anni 90. Io ho un ricordo indelebile del tuo molla di Casper. Perché era, ah, beh, tu tu era tu carinissimo, ma era film. carino quel film, no, era molto carino il film. Erano carini tutti e tre. Quei, eravamo io, Caprio. Mino ah, Caprio era, e l'altro allora c'è un al film incredibile. Io poi, essendo ah, appassionato del personaggio, perché ha preso da un fumetto anni 50 Casper, che è Archi ah, sì. la casa editrice che adesso fa Riverdale. E diciamo, io ero appassionatissimo di Casper, quindi mi sono visto sia i due lungometraggi che tutta la serie animata. Ma il tocco di classe che dava l'interpretazione delle vostre voci e molla, poi era una cosa incredibile. Perché, ecco, vedi, quello sono quei casi in cui c'era un'ottima direzione di Carlo Valli. Ottimi dialoghi fatti da Carlo Valli che li sa fare bene i dialoghi. E poi eravamo tutti professionisti perché eravamo io, Mino Caprio e Marcello Tusco che facevamo i tre, i tre, i tre um, fantasmi. Eh, perché, se non sbaglio, la produzione del primo Casper comunque aveva a. a, a a capo Spielberg in America comunque, sì, che... sì, perché era, perché era uh, Dreams la, come cacchio si chiama la... Dreamworks Dreamworks. Era, Dreamworks. Ah, Dreamworks, è vero, uno dei era primi era Dreamworks vita... prima che passasse alla Disney capito? esatto, esatto e tanto Poi è vero è che un... ti, ti citavo perché Mazzotta, quando è stato ospite qui della voce del mare, ci raccontava che anche lui avendo lavorato per, con Spielberg. Lui invece su una serie animata che si chiamava Africa Zoid. Era stato. ha detto l'attenzione che metteva Spielberg anche nelle parti collaterali dei suoi lavori era altissima perché la mia voce fu scelta direttamente da lui. Che sceglieva ogni voce su ogni paese che poi adattava il suo lavoro. E quindi anche Casper, come dici tu, quindi rientra assolutamente ad una cura e un'attenzione. Che probabilmente oggi non hanno questi prodotti quando arriva. Sul... Dipende perché guarda che l'America bene o male, loro lavorano sempre. Il prodotto è un fatto commerciale, però il fatto commerciale deve essere anche un ottimo prodotto artistico per gli americani, hai capito? Quindi loro curano sempre tutto. Io, noi, io che ti posso dire? Io mi ricordo quando io ho fatto tanti sceneggiati che ho fatto in televisione, noi giravamo quando si faceva tanti, si giravano 3-4 minuti al giorno quando si era. Io una volta sono andato a fare la squadra a Napoli, abbiamo girato 12 minuti in una mattinata. <ride> capisci eh. che, una che è una bella roba eh. cioè noi in televisione avevamo 15 giorni di sala prove dopodiché si andava in studio si cominciavano a fare le prove e poi si registrava dopo aver fatto 3-4 prove per dire capito eh. adesso no eh, adesso è tutto di corsa ritornando un attimino ai tuoi inizi abbiamo parlato del, della gavetta insomma del, del ruolo della carriera che viene a costruirsi sì. da sé io ti chiederei qual è il personaggio al quale ehm, sei più legato e il primo ruolo mh, che ricordi in maniera lucida, nel senso lucida, nel senso ehm, il primo ruolo eh, importante in qualunque produzione che sia cinema o serie tv in generale. Beh, sicuramente la prima cosa importante che ho fatto è che è stato extra che era uno sceneggiato eh, per, sui marziani, cioè, sai, queste cose gli americani, questi ritrovamenti degli americani che ogni tanto si inventavano di essere stati rapiti dai marziani. In questo extra eravamo io e Giampiero Albertini, che eravamo questi due pescatori che raccontavano di essere stati rapiti dai marziani. Insomma, mm -hmm. quella è stata la prima cosa un po' importante che ho fatto. Poi, c'è uno spettacolo al quale sono molto legato, ma lì perché mi, son, mi divertivo tantissimo a farlo. era Le relazioni pericolose. Mm. Quello mi sono divertito come un matto a farlo proprio. Anche relazioni perché mi spostiamo tutte, tutte le donne in, in scena, eh, Sì, le relazioni non l'avete mai visto mai? Quello di La, la Chloe. Eh, fece anche il film. C'era la. C'era Come si chiama Glenn Close? e L'attore Malkovic eh, Malkovic l'hanno fatto. Io il film ce l'ho presente un pochino. La regia era di credo di, di quello di quello cecoslovacco Come si chiamava mm. vabbè, ma non mi viene il nome. Insomma, vabbè, comunque, ecco, quello è uno spettacolo a cui sono rimasto molto legato. Perché era uno spettacolo molto bello. C'è un ottimo rapporto con il regista. C'è ah, avuto questo. molto successo, insomma. Poi ne ho fatti tanti, poi ricordameli tutti, sinceramente, no, certo. e poi già... alcuni li hai anche... poi se, se fai uno spettacolo che odi e te lo devi fare per 6-7 mesi di seguito, cioè è faticoso, capito? Certo. Quello è un po' il problema. Ah. Capisco e comunque da lì di eh, ruoli importanti fino ad arrivare per l'appunto all'acclamato a, la, a Steve Boscemi. Come, sì, come... che non è stata la prima cosa grossa che ho fatto nella mia vita, ne, ah. ho fatte tante altre. Eh. Attori, no, certo. solo che io non so i nomi, ho fatto tanti protagonisti di film di cui non ti saprei dire il nome. Per eh. esempio, che ti posso dire: io ho doppiato Matthew Bodine in un film che si chiama Orphans. Che era un film molto bello che si svolgeva in una stanza, che erano Matthew Modine, poi c'era quell'attore inglese stra straordinario che ora non mi viene il nome, come al solito, per dire. Quindi avevo fatto altre cose. Io, addirittura da ragazzo feci Ron Howard in American Graffiti. Per bellissimo, bellissimo. Per dirti, capito? Lì c'è una voce un da bambino, tutta di testa, terribile. Io la sento e dico, madonna, me lo posso sentire? Quindi ne avevo già fatto. Steve Buscemi mi ha dato una, una maggiore visibilità. Sicuramente sì. mi ha... Steve Buscemi una cosa mi ha, ha fatto. Mi ha portato la pubblicità. Nel senso che hanno cominciato a chiamarmi a fare le pubblicità. E quello... Ah, letteralmente, nostro... no? Pensavo che ti avesse fatto No, no no. No, 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 no. Che mi ha portato le pubblicità, mi ha portato... Eh, che ne so, i rotoloni regina, mi ha portato i biscotti, que quelli altri che mi ha portato il traghetto di Sofficini, per esempio. che ti carletto, posso dire Carlino, Carletto, per esempio. Capito, ti puoi fare? Quindi, ti, ti si chiedere, ma... ha fatto questa cosa. Posso, sì. una richiesta: puoi farci un tu non hai fame? A modo di Carletto, giusto? Per... <ride> tu non hai fame? Grazie. <ride> Grazie, e da lì ehm, sono considerati cibo degli dèi dal nostro canale, nonostante non siamo sponsorizzati dagli amici dei sofficini, che ricordiamolo, li ho sì, mangiati ieri, ]issimo. pensate sono buoni, sono buoni. Mamma mia, sono buoni. buonissimi. E... Al forno, però, perché a questo punto serve anche la diarrazione. Io li faccio al forno, io li faccio al forno, al forno. Faccio al forno. Poi, <ride> poi con l'olio. Dai. No, al forno sono buonissimi. Eh... E comunque ehm, arriviamo a Steve Buscemi. Ti ricordi il primo, il primo film che hai doppiato con sì, le iene, ah. Reservoir Dogs. Come si chiamava in originale. Sì. Che è rimasto film di questo regista in cui nessuno c'era all'epoca. Il capo edizioni della cosa era Gianni Masi, che era una, una persona paga, che Balbettava un, po', un pochetto così sto filmetto ma non, non sto filmetto sto filmetto perché nessuno conosceva nessuno l'unico attore un po' conosciuto era Arvi Keitel eh, di, di quelli del film sì. per dire gli altri anche anche Rotter app, era giovanissimo aveva iniziato da poco Steve Buscemi non aveva praticamente quasi fatto niente eh, e quindi noi diciamo cazzo però e a noi spiacque molto perché il film in effetti è particolare è particolare anche eh, come è girato come la, la sceneggiatura cura importanti dialoghi e forse quello è uno dei film che sui dialoghi ha costruito proprio l'importanza eh, del... sì, sì. beh c'è la famosa scena della mancia che tutti mi citano sempre ci stanno de dei ragazzi che sanno le battute a memoria di, eh, quel, sì. pranzo, di quel pranzo lì per dire capito cioè... ma, ma capiamo bene capiamo <ride> E quindi questo è che devi fare. E quindi lì diciamo che è, mh, ti ha aperto la vita. Eh e lì è partita, poi purtroppo poi c'è stato, mi hanno sostituito lì, cioè sono rimasto molto male nella serie Boardwalk Empire, ah, perché Porca eh, è stata una cosa, un grosso cruccio per me, perché la direttrice del doppiaggio sosteneva, cioè, sai Luca, questo è un boss mafioso, dobbiamo mettergli una voce no. più importante, più bassa. Tanto è vero che non a caso gli estimatori della serie a quel punto hanno perso l'importanza. E io, chi so che ama Steve Buscemi in Italia, me la consiglia sempre in lingua originale. Non a caso, non a caso. sì, ma addirittura c'è stato uno che su Facebook una volta ha messo una, una foto di Buscemi nel, nel, nello sceneggiato con sotto con che aveva una pistola così. Con sotto la scritto Ridatemi la voce di Dal Fabbro, <ride> per dire, capito, che l'aveva messo in A rete. Di questi scemi invece che lo adoro anche come attore, devo dire forse uno dei film, perché non posso non pensarlo, anche in ruoli più disparate sul Grande le Boschi ovviamente, perché comunque mi fa riderissimo, ma soprattutto io l'ho adorato su Big Fish su Big Fish, ha tre scene. In cui tanto fa una parte inedita perché fa un poeta romantico che scrive poesie, e, eppure anche lì, eh, con tre versi in poesia, riesce a essere subito il poeta maledetto, ma allo stesso tempo ironico. E ci sta benissimo invece lì, la, la tua interpretazione. Proprio... No, no ma io, io seguo molto lui, però, eh. cioè, ricordati sempre questo, che io cerco di rifare al, al, al meglio quello che ha fatto lui. Eh questo non ci, Ma piove. Questo ci nota perché anche nel vostro lavoro non, non tutti appunto vanno a calcare su, sul cercare di, di, di riprendere l'orma vocale no, e... no molti, molti ammettono hanno il loro modo di fare e usano quello infatti se tu li vedi a volte sono uguali su, sugli su, su attori diversi però sono uguali Mentre... questo mazzotta ci faceva l'esempio lui li divideva in quelle che lui Diceva, si sente anche nei prodotti, anche televisivi, soprattutto perché ora sono quelli che vanno la maggiore, la differenza tra un doppiaggio che sembra, lui lo chiama, da cartone animato, con le voci che tu hai definito da speaker, no? Squillanti, magari anche tonanti, con un bel tono vocale, che però non vanno a fare una ricerca di timbro o di recitazione. Non Esattamente. Una ricerca psicologica del personaggio, se così per dire. Esattamente, proprio quello, proprio quello. A volte non c'è il tempo, ma per questo la tecnica ti viene in soccorso. Io dico, certo, un ragazzo che ha appena iniziato, è più difficile che abbia la tecnica per arrivare a, a, a certe emozioni, però per questo gli dico, sentitevi l'originale, porca miseria. Lì, Invece certo. adesso i ragazzi sono, sono preoccupati, la, la cosa mi fa male, la posso rivedere, dico, non la puoi rivedere, la devi rivedere. Dico, siamo qui per questo. dico devi passare perlomeno 3-4 volte devi, devi cercare di capire quella cosa là insomma ecco Vabbè. questo è tant'è tant tant ragazzi ma è un'oretta che stiamo chiacchierando sì, infatti, stiamo ormai ci stiamo ah, un po' avviando alla conclusione della live e per questo per l'appunto ti, chiedere, ti chiederei ehm, se, sì, se hai voglia il testo yes. che ti abbiamo mandato eh, sì, se ce l'ho di... qua davanti a me perfetto io, io ah. Ti lascio il, il tuo momento. Il tuo vuoi, che lo leggo, vuoi che lo leggo? Assolutamente sì. Vai. La comunicazione è la chiave ed è una cosa che ho dovuto imparare per parlare con gli attori. Ero così coinvolto dagli aspetti tecnici e visivi che mi sarei dimenticato degli attori. Non tendo a etichettare i personaggi che interpreto come perdenti. Mi piacciono le persone che faticano, persone che si sentono non adatte per la società, perché io mi sento ancora in quel modo. Ho parlato con Quentin a proposito della provenienza del personaggio, e lui mi ha detto che era di Kansas City. Io non so come qualcuno parli a Kansas City, quindi l'ho reso di New York. E abbiamo... Tutte queste città! Ah! ah! Tutte queste citazioni di Steve Buscemi e nessuno <ride> pensa alle perle del dottor Dufferschmitz. Sventura voi, Motteca Pirata! <ride> <ride> eh... <È buon> <ride> grazie, grazie Luca. Io. Ehm, bene, 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 Io. Ehm, se, non, se non altre domande, Tiziano, ti farei proprio l'ultimissima e dopo e ci vai. abbiamo alla chiusura. Io. Chiederei da eh, amante dei videogiochi personalmente: mm. tu hai accolto anche uno, una nuova sfida per quella che era la tua carriera ehm, un paio d'anni fa? Mi pare: eh, Death Stranding. Già, già ho capito a cosa ti riferisci esattamente. Tu hai doppiato, eh, non riesco mai a nominarlo. Credo che sia Guillermo del Toro. Guglielmo del Toro. Il Guglielmo del ok, perfetto. E tu L'ho scoperto dopo averlo doppiato perché c'è stato uno, ma tu hai doppiato? Tu hai fatto con Guglielmo del Toro in destra e dico che? che ho fatto io, Poi, figurati, io non... poi, quando andavo lì, mi dicevano: Luca, mi raccomando, non deve uscire neanche una parola, non devi parlare con nessuno. Dico, ma io non capisco un cacchio di quello che sto facendo, dico, ma... che vuoi che racconto? Dico, non so proprio perché ogni tanto faccio questo, allora... Tutto un po' così, insomma. Comunque, sì, è famosissimo sto staffare. Sta Comunque sì. vai avanti, scusa. Non... No, eh, ti volevo chiedere come ti sei approcciato a questa nuova sfida, perché mh, sappiamo che il doppiaggio dei videogiochi, almeno fino a qualche anno fa, era un pochino più diverso rispetto al doppiaggio classico, visto che si sì, doppiavano le, trac no, le tracce no, Diverso intende che io sono cresciuto con dei videogiochi che avevano un compartimento audio di doppiaggio terrificante e imbarazzante. Lo so. Allora ti spiego: per esempio, quando, eh, quando uscirono quando uscirono le Iene, a un certo punto ci, mi, ci, mi chiamò Buglioni che era uno di quelli che eh, ci cioè, Senti, Luca, ci hanno, ci hanno contattato per un gioco, mettiamoci d'accordo, chiediamogli tutti la stessa cifra. Questo era il succo. Gli abbiamo chiesto tutti la stessa cifra. E non ci ha chiamato nessuno, chiaramente. Poi a un certo punto si vede che ci sono state delle lamentele hanno cominciato a volere un pochettino più di qualità, cioè un doppiaggio un pochettino migliore. E allora, per esempio, questa Angela Poletti, che è questa una, una ragazza, molto, ragazza, una donna molto in gamba, che ha, che ha questi, que, questi que, in mano, cioè il doppiaggio di questi videogiochi, ha voluto farlo bene. Ha fatto fare dei bei dialoghi, poi. Alcune, alcune cose noi le facciamo con la, v, con la traccia sonora, quella banda che ti passa sopra e tu devi stare nella stessa lunghezza. Sì. Però alcune scene di Dead Stranding le abbiamo fatte invece tipo doppiaggio, proprio sull'animazione. Sì, Hai è capito? una cosa nuova del mondo videoludico, fino a pochi anni fa non si faceva. E' è stata una, una sfida... Incredibile, tu ehm, come ti sei trovato a doppiare esclusivamente le tracce audio? Hai avuto difficoltà? Se posso chiederti. Io già l'avevo fatto perché avevo già doppiato alcuni giochi, per esempio con la voce di, di qualche personaggio Disney. Adesso non mi ricordo che, però, ho fatto, ho, avevo già fatto dei video, anche, anche con Pimpi addirittura avevo fatto delle cose. Eh, muovi la casella lì, vai là, spostati di là. Tutte queste cose così più semplici, meno, meno articolate, insomma. Quindi un po' di esperienza. Le prime volte è un casino. La prima volta è un casino perché devi stare proprio non puoi sgarrare neanche di un decimo di secondo hai capito quello è il guaio quindi un, le prime volte devi prendere un po' la misura però ecco anche lì dipende se i dialoghi sono scritti bene con i tempi giusti è tutto più facile, sempre il solito discorso. Penso. È un lavoro di collaborazione in cui si fa tutti quanti insieme. Poi considera, per esempio, se tu prendi un fiato, il, il fonico può tagliare, perché adesso certo. noi a volte, con queste macchine che ci sono adesso, lui è capace che può togliere una E e mettere una O in una parola per dire capito? Cioè, perché tu apri il suono quando tu apri il suono è una cosa impressionante se sei in gamba adesso con, queste, con eh, col Pro Tools puoi fare delle cose mostruose proprio, prima con la pellicola per dire. non si poteva fare se, così per dire cioè, io mi ricordo dei piccoli geni che intervenivano tagliando un, una sezione di, di fotogramma e, e staccandola e incollandocene un altro lo potevi fare con una parola capito ma addio, a proposito allora... del fatto che prima era un lavoro più artigianale eh, <ride> sì, letteralmente sì. E... sai cos'è che prima si andava per esempio l'adattatore doveva andare in moviola perché non, non poteva stare a casa col computer o col televisore quindi doveva andare anche lui si doveva uscire di casa andare in moviola montarsi la pizza montarsi la banda sonora tutte queste cose qua poi le c'era il proiezionista che metteva l'anello, poi l'anello si rompeva perché si bruciava, allora si accendeva tutte le luci. Poi c'era il fonico che registrava, ma non, ma non poteva mettere a sync perché si registrava sul revox. Poi tutto il materiale registrato andava portato e andava messo a sync, poi c'era un controllo. Insomma, adesso per esempio il lavoro di tre persone lo fa il fonico: fa il proiezionista, tasto registra eh, e anche sincronizzatore. La tiri su, la tiri su, la metti giù, me la sposti un po' così per dirti, capito? incredibile quanto sia cambiato il mondo del doppiaggio. No, il, da quando esiste soprattutto il, il digitale. C'è cioè, proprio un altro sì, mondo, bene. un altro bene. mondo, ragazzi. Il vostro mondo, poi soprattutto il nostro mondo soprano. soprattutto, voi soprattutto siete, esatto. Voi siete dell'era digitale eh? quindi sapete benissimo di che cosa parlo. Insomma, non ci possiamo definire pirati digitali, però. Se così per dire bene, noi siamo arrivati a. è bella questa cosa dei pirati, è bella, mi piace, mi piace. <ride> Anche tu ti senti un è po' pirata, no, no. Luca. Non è sì, vero. sì, sì, assolutamente sì. Ha guardato una canzone, la nomea pirata perché ci sembrava appropriata. Appunto, in questo mondo tra il digitale e l'analogico in cui bisogna barcamenarci per lavorare in un settore che appunto ha i problemi che abbiamo sottolineato fino ad adesso, ma siamo felici che ti piace. La filosofia pirata, grazie. Senti, ma visto che siete sceneggiatori, avvicinatevi al dialogo, Volentieri. al dialogo del doppiato, che così forse troveremo qualcosa di un pochettino più creativo, perché è quello che a volte manca, capito? Volentieri. Anche per esempio, le, le, tu prendi le sitcom, per esempio, no? Ci sono eh. alcune battute che se tu le traduci e basta, in italiano non fanno ridere nessuno. Quindi Ma devi guarda, se è un gioco di parole, se è una cosa di. Ovviamente Ma creare, prenderemo alla eh, perché qualche piccolo esperimento in questo senso con Riccardo l'abbiamo fatto nel nostro canale qualche piccolo trailer. Io ti faccio un esempio: noi abbiamo una rubrica in cui parliamo di quella che è la realtà editoriale in Cina, no? i fumetti in Cina, eh. tutto quello che è il sollevante. E per parlare di quella serata abbiamo analizzato un volume di Ten Ten. Per, quella, per quel volume, Riccardo ha fatto un trailer animato dove abbiamo preso le vignette. Lui sì, sì, sì. ha fatto la recitazione de della scena. Quindi ci stiamo un po'. Noi siamo per la cross medialità, come ti raccontava Riccardo all'inizio della, della live, perché pensiamo che sia un po' l'evoluzione naturale di tutti questi mestieri di cui abbiamo parlato. Eh certo, 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 certo. Quindi certo. sicuramente faremo tesoro di, di, di questo invito che ci hai fatto. Bene, bene, bene. Allora ci rivedremo, ci rincontreremo. Assolutamente. E io ti ringrazio Luca per questo figo, è momento un che hai dedicato a noi, alla bottega, agli spettatori. Se non ci sono altre domande da parte di, di Tiziano, da parte della chat, io... Ti ringrazierei ancora, davvero. È stato un onore averti ospite per la voce del mare. È stato un piacere, un vero, un vero piacere. Io ricordo solamente l'appuntamento di questa sera alle 21 con I, De I Deliri del Kazoo. Eh, Vincenzo avrà un, un ospite molto importante, eh, pro protagonista di, del film Mollami e di Scam Italia, Martina Gatti. Noi pirati, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie per la visione. Grazie ancora oh, ragazzi, grazie amore. a voi, saluti a tutti quanti i pirati, un, un abbraccio saluto. forte, a presto.